La mamma ricca è abituata a sprecare i soldi. E la mamma povera sa che la felicità non si compra. Fare le riparazioni da sola? Ci pensa Skyler! Devo fare tutto mentre mia figlia dorme. Oh no, sta trapanando di nuovo! Sì, pare che qualcuno si stia divertendo. Quel rumore mi fa impazzire! Mamma, di nuovo! Qualcuno mi ha chiamata? Devo essermelo immaginato. Mamma, smettila di fare rumore! Mabel, mi sono dimenticata di darti le cuffie. Non succederà più. La scuola è già iniziata. Ma la sveglia non funziona con Christy. Beh, che ne dici di una bella mattina tropicale? Aloha, Christy! Svegliati e surfa l'onda! Ecco la mamma ricca. Oh, lo sta facendo di nuovo, come ogni mattina. Ah, dovrei licenziare quel tipo. Ecco la tua parcella. La madre ricca ha sempre una soluzione. La signora Evans è impegnata nell'insegnamento. Ok, scriviamo l'argomento di oggi. Oh, la mamma di Christy? Buongiorno, Miss Adams. Mi faccia un favore, metta l'orologio indietro di un'ora. Ragazze, continuate a scrivere e non distraetevi. Bene, nessuno guarda. È sempre stato così. Ecco fatto. Ora la piccola dormigliona non perderà la lezione. È l'ora della routine mattutina. Ah, vorrei lavarmi i capelli. Ops, ho dimenticato di pagare le bollette. Allora, cosa facciamo? La povera mamma ha un'idea. Vedi il nostro vicino? Bisogna distrarlo. Buongiorno, signor Williams. Come sta la nostra ragazza? Ecco delle vitamine per te. Sembra che il problema della colazione sia risolto. Ed ecco la mamma. Va bene, tesoro, non se ne accorgerà nessuno. Fatto, ora possiamo andarcene. Ehi, dove vai? Sono fiera di te. Hai fatto un ottimo lavoro là fuori. Siamo una vera squadra. E la mamma ricca è un'intera squadra di aiutanti. Possiamo farlo senza di voi. Sei pronta per la routine di bellezza? Sono sempre pronta. Perfetto, cosa abbiamo qui? Ma come funziona? Sembra che Sophie non sia abituata a fare tutto da sola. Mamma, hai finito? La tecnologia arriva in soccorso. Wow, santo cielo! Scegliamo un'acconciatura e un bel look. Volevi un look diverso? Questo è un trattamento reale. Il suo diadema, signorina? No, non oggi. Sei bellissima. La piccola signorina affascinante. E questa è una foto del mare. Vedi quanto è blu? Mamma, anch'io voglio andare al mare. Voglio vedere le meduse. Oh, tesoro, certo, andremo al mare. La povera mamma non ha abbastanza soldi per andare in vacanza. Ma se Skyler non va in spiaggia, la spiaggia andrà da Skyler. Cosa non faresti per rendere felice tua figlia? Mamma, è questo il mare? Ma dov'è l'acqua? Solo un minuto, ci penso io. Ecco le onde blu. Che importa se sono fatte di sacchetti di plastica? Sì, pensare sempre fuori dagli schemi. La mamma ricca ha altre cose per la testa, come l'abbronzatura uniforme. Mamma, posso fare il bagno? Certo, tesoro. Guardie! Scorta la mia piccola in piscina. Non pensavi davvero di andarci da sola, vero? No, no! Ecco fatto! Ora la mamma è soddisfatta e la figlia è salva! Possiamo pranzare? Sembra che qualcuno abbia fame. Già, non c'è molto da scegliere, ma almeno è sano. Non le verdure, mamma! Skyler ha usato questo trucco molte volte. Fai finta di mangiare un brownie. È gustoso. È molto meglio. Ora sono tutti felici e avremo la torta per cena. Una merenda in una villa di lusso? Cosa c'è di meglio? Ma sono stanca di queste delizie esotiche. È così noioso. Tesoro, vuoi qualcos'altro? Torta di ciliegie. No. Non la voglio, mamma. Non potrei resistere a questo. Ho già mangiato troppo. Un lime. Ecco cosa voglio. Così aspro.
Seriamente, cosa sto sbagliando? Sei così bella! Girati! Voglio un vestito nuovo, mamma! Ma la povera mamma non può permettersi vestiti nuovi, anche se ne faremo uno. Addio, gonna preferita! Skyler darebbe qualsiasi cosa per sua figlia. Voilà! È bellissimo! Ti voglio bene, mamma! Anch'io ti voglio bene, tesoro! Sophie apprezza solo le cose di design. Vogliamo qualcosa di speciale. Dobbiamo prendere le misure. Scegliamo il tessuto. No, non rosa! Senape è molto di moda. No? E il compromesso? L'oro non è mai troppo. Christy sembra una dea greca. La mamma si è fatta un po' prendere la mano. Ehi, dov'è mia figlia? Lo strascico stava per scappare. Preso! Dove credi di andare, signorina? Vieni qui. Non essere troppo indipendente, ok? Cosa facciamo nel mio giorno libero? La povera mamma sa come sfruttare al meglio il suo tempo. Oggi innaffieremo tutti i fiori. Cominciamo dalle rose? Versa un po' d'acqua per mantenerle felici. E ora tocca a te. Oh, impari così in fretta. Le semplici cose si trasformano in un gioco divertente. Cucù, ti ho trovata! È così bello giocare a nascondino. Ed è facile nascondersi nei cespugli. Facciamo una pausa. Nel frattempo puoi scavare una buca. Ma cos'è quella cosa che brilla? Aspetta un attimo. Oh. Wow! Un Graal d'oro! È una reliquia senza prezzo! Mabel, sei una vera cacciatrice di tesori! La mamma ricca ha sempre un sacco di lavoro da fare. Che c'è, tesoro? Sono stanca di stare seduta qui. Va bene, mi libero presto. Sì, sì, attorno subito. È ora di giocare. Christy è il capo ora. Ed ecco il socio d'affari della mamma. Oggi prendo il posto di Sophie. È fantastico. Potresti approvare il mio progetto? Un allevamento di tartarughe. Lo adoro. Oggi è il tuo giorno fortunato. Posso prendere questo come pagamento? Certo, fai pure. Amo il mio lavoro. Oh oh. La mamma è molto arrabbiata. Hai qualcosa da spiegare? È solo successo! I regali fatti in casa sono i migliori! Il fai da te rende la vita migliore! Questo è lo spirito giusto! Ora devo solo decorare la casa! Le piacerà! Buon compleanno a te! È per me! Davvero? La povera mamma ce l'ha messa tutta! Ora puoi giocare con i tuoi giocattoli preferiti qui dentro. Sono le piccole cose che contano. Anche Christy festeggia oggi il suo compleanno. La ricca madre ha comprato un sacco di regali. Non sapevo cosa ti sarebbe piaciuto, ma sembra che questo non le basti. No. Guarda cosa c'è qui. No. Ok, abbi pazienza. Questo ti impressionerà sicuramente. No. Ok, sei pronta? Boom! Una casa delle bambole gigante? No, grazie! Ne ho già 5 di queste! Perché dovrebbe piacermi? C'è una bambola nel set, non è carina? È così piccola, non mi piace! Sì, penso di averla! Una bambola sorpresa LOL vivente! È così bella! Sì, mamma, grazie! Ora siamo migliori amiche! Cosa dovrei regalarle l'anno prossimo? Vuoi vedere che nonna dura è diventata la ricca Sophie? Guarda il nostro video della nonna gentile contro la nonna dura. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nuove storie sui diversi stili di vita su Trum Trum Select.